tale per Cristo nostro Signore. Amen. E dopo forse sì. Cari genitori, padrino e madrina, Cesidia, che voi presentate, sta per ricevere il battesimo. Nel suo amore Dio le darà una vita nuova e rinascerà dall'acqua e dallo Spirito Santo. A voi il compito di educarla, per portarla su nella fede, perché la vita divina che riceve in dono sia preservata dal peccato e cresca di giorno in giorno. Se dunque in forza della vostra fede siete pronti ad assumervi questo impegno, memori delle promesse del vostro battesimo, rinunciate al peccato e fate la vostra professione di fede in Cristo Gesù. È la fede della Chiesa nella quale Cesidia viene battezzata. Il battesimo ai bambini lo si fa perché lo chiedono i genitori, altrimenti potrei prendere in mezzo alla strada il bambino e battezzato, non avrebbe senso. Viene battezzata nella vostra fede, nella vostra responsabilità, nonna, madrina. Quindi dovete rispondere soltanto voi quattro e a livello personale, cioè singolare, rinuncia e poi credo. Rinunziate a Satana, rinuncia. E a tutte le sue opere, rinuncia. E a tutte le sue seduzioni. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credo. Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credo. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Credo. Tutti insieme. Questa è la nostra fede. Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. Questa è la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo di professarla. E noi ci gloriamo di professarla. In Cristo Gesù nostro Signore. In Cristo Gesù nostro Signore. Amen. Volete dunque che Cesidia riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Raffaele, ma te ne asciugami. Ma te ne asciugami. Bene, non è dico, sempre la creatura. Lo dirà pure quando avrà 100 anni. Cesidia, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Aggiungo, no. No, non ti dia da lei. Sei spaventata. No. Asciugo, asciugo. È là, è là, è là, è là. E infatti mi ha preso e ha costituito regina questa nostra sorellina. Cara Cesidia, Dio onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, ti ha liberato dal peccato e ti ha fatto rinascere dall'acqua dello Spirito Santo unendoti al suo popolo. Egli stesso ti consacra con il crisma di salvezza, perché inserito in Cristo, sacerdote, re e profeta, sia sempre membro del suo corpo per la vita eterna. Quindi è diventata regina pure, sacerdotessa, e non è il nome di Dio, è il nome profumato, come una regina. Lo riceverà un'altra volta nel giorno della cresima. Cesidia, sei diventata nuova creatura, ti sei rivestita di Cristo, questa veste bianca sia segno della tua nuova dignità, aiutata dalle parole, dall'esempio dei tuoi cari, portala senza macchia per la vita eterna. Amen. Volesse circa, avremmo un'altra santa. La candela, papà, la candela, la candela, si sta col calore, guarda che sta combinando. Io non c'ho bisogno di fare domanda, perché non è la sua.
genio pasquale, fiamma che sempre dovete alimentare. Abbiate cura che Cecilia, illuminata da Cristo, viva sempre come figlio della luce. Viva sempre come figlio della luce, perseverando nella fede, vado incontro al Signore che viene con tutti i santi nel regno di Cielo. Ora c'è un rito antichissimo, con i bambini poco si capisce, ma con i grandi sì. Toccherò le orecchie. Il Signore Gesù che fece di risorgi e parlare i muti, ti conceda di ascoltare presto la tua parola e di professare la tua fede a lode e gloria di Dio Padre. Amen. Siamo in fondo alla chiesa, lei è battezzata, adesso deve andare a trovare Gesù e Eucaristia. Quando viene a casa, trovate a scuola, chiamerà mamma e papà. Quando entri in chiesa va a trovare direttamente Gesù. Tutti quanti insieme andiamo. Nel battesimo viene chiamata ed è realmente figlia di Dio, realmente figlia di Dio. E quindi i genitori li chiamano mamma e papà. Ora prestiamo la nostra voce a Cecilia per invocare Dio. Per favore, fanno circolazione a parola. Per chiamare Dio col titolo più bello, quello di papà. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, non ci ingiurre in tentazione, ma liberaci da male. Ora benediciamo la mamma di Cecilia. Dio onnipotente che per mezzo del suo figlio nato dalla Vergine Maria ha dato alle madri cristiane la lieta speranza della vita eterna per i loro figli. Benedica Antonietta, la mamma di Cecilia, e come ora è riconoscente per il dono della maternità, così con la sua figlia viva sempre in rendimento di grazie. In Cristo Gesù, nostro Signore. Francesco, passa la candela, tu bella. Dio onnipotente che dona la vita nel tempo e nell'eternità, benedica Francesco. Il papà di Cecilia, insieme con Antonietta, sia per la figlia il primo testimone della fede, con la parola e con l'esempio in Cristo Gesù, nostro Signore. Dio onnipotente che ci ha fatto rinascere la vita nuova dall'acqua e dallo Spirito Santo, benedica voi tutti, i nonni, gli zii, quanta pazienza ci vuole. Raffaele, mi raccomando, tu sei anche patrino, perché sempre e dovunque siate membri del suo popolo in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Tieni questo. Gesù, mostrilo, io non ti bacio, non con la bacca. È la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Discenda su di voi e con voi rimanga sempre. L'affidiamo alla Madonna. Ave Maria. Grazie Signore, tu sei benedetta tra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. E a San Vito nostro patrono, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito. Non so niente. Era in principio, ora e sempre, dei secoli, amo. L'augurio che faccio a tutti i bimbi, Cecilia, vecchia e santa.